Si tratta di scegliere fra due percorsi, uno segnalato, ovvero un percorso sugli animali, uno sui fiori e frutta e uno sui personaggi a scelta, oppure uno libero in cui semplicemente si gira, diciamo, liberamente per il museo. Su questi percorsi ci sono le immagini di alcuni particolari delle ceramiche, una per stanza, un oggetto per stanza. Voi dovrete cercarli, venite, venite, così spiego anche a voi intanto. Dovrete cercare questi oggetti, accanto a ogni oggetto, incollare un post-it con commenti, opinioni, disegni, se siete particolarmente bravi, consigli, quello che vi viene in mente, anche citazioni, ricordi, insomma, fantasia libera. Al termine del percorso vi avanzano tre post-it, questi sono 10 post-it, due sono da mettere dove volete, su un oggetto che vi ha particolarmente colpito, anche al di fuori dal percorso. E uno vi chiediamo di attaccarlo su quella bacheca lì all'ingresso, questa qua bianca, sempre con un vostro commento, un'opinione sulla serata, una critica, quello che volete. Il percorso libero si svolge nello stesso modo, ma invece che avere questa piccola caccia al tesoro, scegliete degli oggetti che vi piacciono Va bene, così quello che particolarmente. ci piace Cosa non so, voi ragazzi volete volete fare? tesoro, O volete volete scegliere, visitare? volete visitare veramente. Le visitiamo e diamo la nostra opinione sul pezzo. Va Quindi si bene, può fare sì, anche liberamente. questo ve lo lascio, se poi siete particolarmente pratiche con smartphone, Facebook, magari loro due, potete scriverci sulla pagina del museo che è Open Museum oppure su Twitter utilizzando il nostro account che è hashtag Museo Gianetti e pubblicare delle foto se le fate, pubblicare anche lì un commento e vedere poi dopo questa serata i commenti delle altre persone. Alla fine della visita vi diamo in omaggio la guida del museo. Grazie, però Grazie solo la fantasia. mille. Partiamo Sì, questa è la prima sala. Dove avete saputo di questo evento? Dunque, io l'ho saputo da lei. L'ho saputo da lei e tu l'hai letto sul giornale? Sì, l'avevamo Sul letto giornale di sul giornale, Saronno. però l'avevo già visto un po' di anni fa, ma c'è tutta roba diversa. Per me è nuovo. Cosa avete guardato in questi pochi minuti? Beh, io ho guardato il Meissen, le ceramiche Meissen, che difatti ci sono quasi tutte Meissen, perché ho il pallino di queste, le ho viste tante in Germania, ne ho viste proprio, mi piacciono. Ecco. Le statuine piccole, le tabacchiere, io ho il pallino delle tabacchiere e i piatti di frutta, alla frutta. Senti una cosa, sul post-it che cosa ha scritto? Allora, Meissen, veramente favolose. Piatti alla frutta, stupendi. Tabacchiere Meissen, molto bene. Bravissima. Sto facendo il percorso segnalato e sto cercando gli animali tra le varie bellissime cose che ci sono in questo museo. Finora ho fatto le prime tre sale e ho trovato tutto. Non dispero di trovare tutto anche al piano di sopra. Un altro post-it. Cosa dice? Dunque, ho detto che Scelta dei mobili mi è piaciuta. Poi la manifattura Vezzi, ottime le ceramiche e belle le statue in terracotta. Che belle! Quelle due statue in terracotta sono bellissime. E poi ottime le cornici toscane. Le cornici? Toscane, quelle lassù, nella sala su. Ce l'ho fatta, missione compiuta, li ho trovati tutti. Abbiamo finito la nostra visita e abbiamo scritto due commenti sui post-it. Naturalmente uno di questi dice che è sempre bello tornare. E l'altro? E l'altro che è stata una visita molto istruttiva e affascinante, le ceramiche sono fantastiche, quindi insomma commenti molto positivi.
signora ha finito la visita. Sì. È stata contenta? Molto, molto giudizio, contenta. Il suo giudizio? Il mio giudizio è positivo. Ah. Una cosa che vale la pena fare un po' di propaganda, fare un po' far vedere l'interesse di quello che c'è anche nelle scuole, ai bambini, farli venire, perché sennò crescono che non sanno niente. Allora, anche questa sera il Museo Gianetti ci dà un segno della sua vitalità. Visitare un museo facendo anche un gioco è una cosa simpatica che incuriosisce e diverte e rende questa visita, anche per chi ha già visitato il museo altre volte, piacevole e interessante. Bravi alle organizzatrici, bravi all'iniziativa di farlo nelle serate del giovedì aperti, non solo negozi ma anche cultura e cultura con piacere.